Eccoci qua, buongiorno a tutti, un altro video dell'Inner Sight. Questa volta siamo a Est di Venzone, nella Val Venzonassa per l'appunto. Questo è il plan di Frassin e questo è il ricovero Malga Frassin, d'accordo? Che ricordiamo a tutti, sulla mappa tabacco è segnato come un ricovero aperto. Non saremo troppo a valutare questo video, perché la mia menzione alla mappa è voluta. Perché? Perché il ricovero non è aperto. Da quello che abbiamo visto, da quello che si può vedere, è composto in due blocchi. Una entrata è questa, l'altra entrata è dietro, ovviamente, Martina. Ci sono dei caminetti e delle strutture atte al pernottamento, ma è totalmente chiuso. Facciamo un giro rapido intorno. Ovviamente non è che è stato chiuso oggi o qualcosa di simile. Qui non ci mette piede, occhio, non ci mette piede nessuno da parecchio tempo. La vegetazione ha veramente anni, d'accordo, di crescita. Sto facendo un rapido giro, qua ci sono ragnatele vecchissime, escrementi di ghiro e altri animali dappertutto. Stiamo distruggendo veramente il lavoro di questi poveri ragni. E qui arriviamo ad un'altra prova che il ricovero era utilizzato, ma adesso non lo è più. Qui c'è la cisterna dell'acqua piovana ed è vuota, totalmente vuota. È scollegata anche, qui c'è il collegamento, quindi totalmente in disuso. Facciamo un giro attorno, magari vediamo se c'è qualche altra entrata. Ne dubito fortemente. Attenzione alle pietre. Andiamo. Niente, qua si torna al punto di partenza. Eccoci qua di nuovo. Quindi, che cosa poter dire sul Frassin? Probabilmente i criteri potrebbero anche essere stati rispettati. La cisterna c'è un caminetto, cose così, eccetera, eccetera. Locale per dormire c'è e quant'altro, ristoro non possiamo saperlo, però purtroppo il rifugio è chiuso e noi valutiamo i punti d'appoggio e il Frassin come punto d'appoggio vale zero, quindi badate bene, questo posto non può essere utilizzato in nessun modo, totalmente insufficiente. E questo è quanto.